Quante volte guardando un film ci siamo sorpresi per la bellezza di un luogo, per come questo si adattasse bene alla storia che veniva raccontata da questo film? Quello che vorrei riportare nella mia terra è l'orgoglio che hanno gli ischitani di presentarci la loro terra e di valorizzare quello che sulla loro terra è stato fatto, in particolare i posti, le location dei film. È un fenomeno il cineturismo spontaneo, diciamo, che nasce comunque dall'esigenza delle singole persone di visitare quei luoghi che hanno emozionato all'interno dei film. La finalità di questo corso è quella di rilanciare alcune figure professionali che potessero promuovere le location all'interno di produzioni cinematografiche. Sono Elisa, ho 24 anni e vengo da Gallipoli, dalla provincia di Lecce. Sono qui a Ischia per frequentare il corso sul location management. Vorrei poter acquisire in modo approfondito le tecniche del location management per poter poi diventare una location manager per il mio territorio, la Puglia, perché possa essere sempre più conosciuto nel mondo attraverso il grande schermo. Venendo da una formazione non prettamente cinematografica, avevo paura che magari avrei avuto uno scontro con altre persone, dato che abbiamo una formazione, delle esperienze piuttosto varie. Invece proprio queste differenze ci stanno arricchendo moltissimo, perché stiamo imparando molto gli uni dagli altri. Sono Angela, ho 26 anni e vengo da Messina. Dunque, questo corso di alta formazione in location management sta interessando tanto anche me, perché io per prima non conoscevo questa materia, non conoscevo questa professione. E ritengo anche che sia molto importante su un set la presenza del location manager, che deve avere una cultura, insomma, storica, una cultura geografica, deve conoscere bene i posti. Riguardo questo posto, credo che mi porterò tante cose dietro, a livello paesaggistico soprattutto, e essendo siciliana e avendo un amore sconsiderato verso il mare, immagino che se ripenserò domani mattina a questo posto, penserò sicuramente alle spiagge, al mare, agli scogli e proprio al profumo di mare, all'aria proprio dell'acqua salata che si sente da quando la mattina, insomma, ci alziamo fino alla sera, quando lasciamo Ischia per tornare nelle nostre camere, nei nostri letti. Mi chiamo Vittorio Sacco, sono di Portici in provincia di Napoli e sto frequentando il corso in Location Management. È un'occasione per poter rivisitare i posti di Ischia dove sono stati location per alcuni film. E, nello specifico qui si sono girati due film, uno Cleopatra e l'altro Il talento di Mr. Ripley, utilizzando la stessa location con il castello alle spalle. Sono Sara Castaldo di Ischia e quindi frequento il corso di cineturismo in particolare, anche se i corsi comunque si intersecano. E quindi stiamo approfondendo la figura legata comunque al cineturismo, che è più un fenomeno, diciamo, legato comunque esterno, diciamo, alle produzioni cinematografiche.